iniziativa importantissima, soprattutto per l'AIRC, che è un'associazione che combatte una malattia che diciamo è il male di questo secolo. Quindi importantissima l'iniziativa e soprattutto un libro importantissimo da leggere, soprattutto per ragazzi giovani come me che magari non conoscono il campione Sergio Brio, chi era, riescono ad avvicinarsi di più al calcio come era una volta, che magari era fatto di valori un po' più solidi, e magari rispecchiarsi in un campione come Sergio. Ho conosciuto la persona Sergio Brio ed è un campione anche fuori dal campo, poi si vede la passione che ci mette nel raccontare gli aneddoti e i propri ricordi personali, non vorrebbe mai finire di raccontarle, quindi già da questo ti fa capire che persona è. Fa piacere comunque essere nominati da un campione come Sergio Brio. Comunque il Crotone dà anche esempio di questo, si è fatto riconoscere nel tempo anche da campioni di questo calibro. Si sono toccati anche temi molto importanti, quali il ruolo dell'allenatore e tanti altri che sono la chiave del calcio moderno. Sì, non solo il mister Macri che ci da tanti anni prepara i nostri portieri e li fa crescere, ma anche Franco Alessi e tanti altri che sono legati al Crotone Calcio, quindi diciamo che è una storia che si ripete. Beh, intanto ringrazio Claudio Regalino che mi ha dato questa possibilità di venire a Crotone e di conoscere per la prima volta Crotone. Non la conoscevo, è una bella città. Io mi auguro anche per venire con Rai Radio 1 magari conoscere anche, vedere una partita. Veramente sono rimasto entusiasta di questa accoglienza anche della manifestazione che c'è stata e ringrazio anche il comune di Crotone. Del libro, cosa c'è da dire? È uscito il libro, parla della mia autobiografia, e ovviamente di un ragazzo del sud che riesce nel calcio a giocare nella Juventus, anche da tifoso della Juventus che gioca nella Juventus e che poi fa la carriera di allenatore e la carriera di opinionista. E quindi parlo di questo, stiamo raccogliendo molti consensi, molte vendite, il libro piace e va tutto alla Fondazione per la ricerca contro il cancro dell'ospedale di Candiolo, gestita dalla presidentessa Allegra Agnelli. E ovviamente siamo orgogliosi di questo perché diamo una mano a chi abbia bisogno di noi. Sta facendo benissimo perché è partito meglio dell'anno scorso e quindi credo che abbiano accumulato anche esperienza per poter anche gestire un campionato difficile come è quello della Serie A, che ogni giornata è una lotta. E invece mi sembra che l'inizio sia stato abbastanza buono e che le prospettive sono buone se continuano ad avere una continuità come l'hanno avuto nelle prime giornate.